Sono veramente soddisfatto di poter annunciare il corso relativo al linguaggio di programmazione Python. Il corso te lo presento in due modalità. Una di queste modalità la potrai seguire qui su YouTube e andando avanti settimana dopo settimana arriveremo fino alla fine del corso. L'altra modalità invece è quella che potrai seguire su Udemy. Qui sotto in basso nelle descrizioni ti metto il link per linkarti proprio su Udemy. Udemy avrà un costo, però avrai il corso di Python completo dall'inizio fino alla fine, quindi tutto quello che riguarda le basi del linguaggio di programmazione Python. Io sono Fulvio Mariola, ho iniziato ad interessarmi di informatica da più di 20 anni e dal 2005 ho trasformato la mia passione da hobbista appassionato a un lavoro vero e proprio come professionista. A questo punto direi di andare a rivedere le funzioni che fino ad ora abbiamo utilizzato, quindi le varie funzioni che stampano, che fanno conversioni e quant'altro. Ad esempio la funzione print, che ci serve per stampare l'output del dispositivo, ovvero se gli do un valore lui me lo stampa, a prescindere che sia un numero, che sia una stringa, che sia una variabile, che sia un insieme di dati o che sia un boolean. Poi abbiamo visto il valore input. E l'input cosa fa? La funzione input chiede all'utente di inserire i dati. E ancora abbiamo visto la funzione set. E che cosa fa il set? Di fatto il set prende una lista di dati o addirittura può creare una lista in set e questa lista di fatto ritorna un nuovo set, ovvero un set che non ha più valori duplici. Ad esempio se inserisco più 2, se inserisco più 3 o ancora nelle stringhe se inserisco più stringhe uguali, lui ne scriverà soltanto una, quindi elimina i duplicati. Ed in più poi ha un ordine di stampa differente rispetto alla lista. Di fatto una list ti stampa il numero di variabili come tu le inserisci, invece il set ha un'impostazione randomica, ovvero ogni volta che lanci l'applicazione che è modificata da set oppure che è stata creata da set, quindi un insieme di elementi che vengono inseriti in una variabile che è una variabile set, quando vado a stampare la lista di questa variabile ogni volta viene stampata in maniera differente. E ancora abbiamo visto int, anche int di fatto converte i valori in un numero intero, come ad esempio lo abbiamo visto proprio qui in input utente numero, quando io vado ad inserire un numero all'interno della mia applicazione di calcolare le ore rispetto ai giorni che gli passo, lui verifica se questo numero è realmente un numero e se è un numero magari a virgola mobile, lui lo trasforma in numero di tipo intero. Quindi appunto, come vedi, noi abbiamo utilizzato queste funzioni all'interno della nostra applicazione. Qui abbiamo convertito dei numeri in interi o ad esempio qui abbiamo fatto una stampa, ad esempio la stampa di una variabile o in questo caso la stampa di un testo che abbiamo inserito. Quindi diciamo che puoi fare diverse cose, ad esempio qui puoi scrivere, non so, print la mia età. Pure in input appunto mi può chiedere, ad esempio, inserisci il tuo luogo di nascita o ad esempio ancora con set puoi fare un set di impostazioni di una lista, quindi gli puoi dare una variabile che è una lista di un insieme di elementi oppure puoi inserire proprio degli elementi all'interno di set, quindi scrivendo le parentesi quadre vado ad inserire, non so, gli elementi 2, 3, 4 oppure un altro 3 in modo tale che quando lui ritornerà un messaggio, ritornerà un messaggio con un solo 3. O ancora, ad esempio, gli int, se io vado a inserire una stringa, ad esempio una stringa con 203, lui mi ritornerà un 203 come numero intero, piuttosto che una stringa che io gli ho dato in questo modo.
Quindi, come vedi, le funzioni integrate in Python sono veramente tante e possono servire per tante situazioni, quindi le useremo molto spesso quando stiamo programmando, quindi ci saranno molto ma molto utili. Poi, ad esempio, è possibile anche utilizzare delle altre funzioni che chiamiamo con un, piuttosto che chiamarlo con una variabile, la possiamo chiamare anche in questo caso con un insieme di caratteri. Ad esempio, siamo dei caratteri dove scrivo 2, virgola, spazio 3. Se ho il bisogno di dividere, di splittare questo esercizio, posso con punto e digito split. E posso splittare questo elemento, ad esempio, inserendo il valore che voglio splittare, che voglio togliere, e quindi inserendo questo valore e avendo come restituzione un 2 o un 3. Quindi posso farlo sia con variabili e sia con elementi diretti, che posso sia iscriverli all'interno di una funzione e sia fare una qualsiasi cosa che ci può essere utile proprio a seconda di come ci viene richiesto nel nostro programma, nei requisiti che ci vengono richiesti dal programma che ci viene assegnato. O ancora un altro esempio che possiamo fare, non so, se scriviamo un testo, ad esempio, quindi non una variabile, noi scriviamo un testo direttamente, un testo che guarda caso è chiamato testo. Quando inserisco punto, questo è il grande vantaggio di avere un'IDE di sviluppo, in questo caso PyCharm, ma come ti ho detto ce ne sono tanti, ma PyCharm è veramente eccezionale per quanto riguarda Python, e come vedi ci dà una infinità di funzioni che posso utilizzare con il mio testo. Ad esempio, posso, non so, scrivere tutti i caratteri con caratteri maiuscoli, cioè se metto testo.upper mi restituirà un testo però con i caratteri di lettere maiuscole, oppure lower con i caratteri di lettere minuscole, oppure, non so, replace, ad esempio, se devo sostituire un testo in un altro testo. Cioè le funzionalità sono veramente, ma veramente tante. È chiaro che, come abbiamo già visto in precedenza, utilizzare un editor sì, funziona e in alcuni casi può essere anche utile, ma è chiaro che non ti darà tutta questa scelta di funzionalità che possono essere utilizzate in un linguaggio di programmazione come Python. E allo stesso modo, non so, facciamo un altro esempio: se noi, piuttosto che inserire una stringa, vogliamo inserire un insieme, una lista di numeri, quindi 1, 3, 5, quindi noi stiamo inserendo un insieme di numeri che non sono all'interno di una variabile, ma questi, come abbiamo visto, quando metto le parentesi quadre significa che stiamo creando una lista di oggetti, e voglio aggiungere delle funzionalità per questa lista, anche per quanto riguarda i numeri, digito più e un'altra quantità di funzionalità che posso utilizzare con i numeri. Posso rimuovere, posso inserire altri numeri, posso pulire i dati, posso inserire un altro dato e posso utilizzare veramente quello che voglio utilizzando le tantissime funzionalità di Python.